All'ottavo secolo avanti Cristo si aprì una nuova fase della storia greca, convenzionalmente definita età arcaica e caratterizzata da una decisa ripresa delle attività economiche e dei commerci, ma anche dall'aumento demografico e la conseguente necessità di nuove terre da coltivare. Ebbe così inizio un fenomeno di eccezionale importanza: la colonizzazione greca. Le conseguenze della colonizzazione sulla storia non solo della Grecia, ma dell'intero bacino del Mediterraneo furono enormi. Le riassumiamo in conseguenza economica, politica e culturale. Le conseguenze economiche: alle colonie venivano richiesti quei prodotti che il territorio della città madre non poteva produrre su larga scala. Il grano in particolare. Alla madrepatria invece giungevano dalle colonie continue richieste di prodotti agricoli quali vino e olio e di prodotti artigianali come i famosi vasi in ceramica e oggetti di metallo. La colonizzazione pertanto diede grande impulso alla produzione artigianale, agli scambi commerciali, alla navigazione e all'utilizzo della moneta. Per quanto concerne le conseguenze culturali, la colonizzazione produsse un ampliamento delle conoscenze geografiche, diffuse la lingua greca presso popolazioni non greche, favorì ovunque un grande rigoglio culturale in campo letterario, artistico e filosofico. All'inizio dell'VIII secolo avanti Cristo si diffuse l'alfabeto greco. Questo alfabeto deriva dall'alfabeto fenicio, con l'importante innovazione che mentre i fenici scrivevano solo le consonanti, i greci introdussero anche le vocali. We'll be right back.
La colonizzazione greca condusse alla fondazione di circa 150 nuove polis, sparse in tutto il Mediterraneo, un terzo delle quali in Italia meridionale, la cosiddetta Magna Grecia, cioè una Grecia grande, e in Sicilia. Il termine Magna Grecia comparve per la prima volta in un passo di Timeo di Tauromenio, storico greco vissuto in Sicilia dal IV al III secolo a.C., ma rimane piuttosto inusuale per le fonti antiche che di regola chiamavano italioti i greci di Italia e sicilioti quelli della Sicilia. Dai resti di ceramiche ed altri materiali si è dedotto che i greci frequentarono le coste italiane già in età micenea, dal XVI all'XI secolo a.C. Le prime colonie greche furono Pitecusa, l'odierna Ischia, e Cuma in Campania, fondate tra il 775 e il 760 a.C. dagli abitanti di Calcide e di Eritrea, le due più importanti polis d'Eubea. A Calcide si devono negli anni seguenti le fondazioni di Zangle, chiamata poi Messina, di Reggio, di Nasso, Leontini e Catania nella Sicilia orientale. I Corinti fondarono Selinunte e Siracusa 773 a.C. Quest'ultima destinata a diventare qualche secolo dopo la più fiorente città del mondo greco. Cretesi e Rodii diedero vita a Gela nel 688 a.C. Nella Sicilia meridionale, la quale fondò a sua volta nel 580 a.C. Agrigento. Gli Achei d'Acaia fondarono Sibari, Metaponto e Crotone, mentre Taranto fu l'unica colonia fondata da immigrati spartani. Oltre alle colonie insediate nell'Italia meridionale ed in Sicilia, i Greci fondarono nuove polis intorno a Bosforo e al Mar Nero, sulle coste francesi, spagnole ed africane e sulle coste settentrionali dell'Egeo. Protagonisti principali del movimento coloniale furono i Calcidesi d'Eubea e i Corinzi. Ma come si fondava la colonia greca? A finanziare la spedizione verso il luogo prescelto, che doveva essere facile all'attracco e ben difendibile e ricco di acqua, era la stessa polis che metteva a disposizione le navi, i tecnici e tutti i mezzi necessari. A guidarla era l'ecista, solitamente un aristocratico. Prima però l'ecista doveva chiedere all'oracolo di Delfi l'approvazione all'impresa. Ottenutala, l'ecista raccoglieva circa 200 maschi, stipati in due o tre navi, prendeva il fuoco sacro dalla città di origine e partiva. Sbarcati nel luogo prescelto, l'ecista provvedeva a distribuire in parti uguali la terra ai coloni e affondare i santuari. Così facendo diveniva il vero fondatore della nuova polis, che dopo la sua morte gli tributava gli onori dovuti agli eroi. Quelle che noi chiamiamo colonie greche, i greci le chiamavano apoikiai, termine composto da apo, che significa lontano, e da oikos, che significa casa. Le colonie erano dunque poleis, lontane da casa, che intrattenevano stretti rapporti con la madre patria, soprattutto di carattere commerciale e forti legami culturali. La comunanza del dialetto, il rapporto privilegiato con alcune divinità greche,
e la memoria di un passato comune, ma per il resto la Poichia era in tutto e per tutto una comunità indipendente che poteva a sua volta fondare colonia. Mentre le città di nuova fondazione originavano a loro volta nuovi insediamenti, le popolazioni indigene venivano cacciate o ridotte a forza lavoro dipendente. La colonizzazione greca ebbe termine sul finire del VII secolo avanti Cristo. Inizio VI secolo avanti Cristo, quando le contemporanee pressioni dei persiani a Oriente, degli etruschi in Italia e dei cartaginesi in Sicilia impedirono un'ulteriore espansione delle città greche.